Onorevole Castiglione, il risultato delle urne sancisce Catania provincia più azzurra d'Italia. A cosa si deve questo risultato? Ma sicuramente non c'è dubbio che questa campagna elettorale l'ha condotta con grande entusiasmo, con grande passione, con grande tenacia, con grande caparbietà, mettendo al centro i problemi della gente, i problemi che interessano i cittadini italiani, l'ha vinta Berlusconi. C'è una media nazionale del PDL che tutti davano in netta discesa, invece ha fatto una rimonta straordinaria, quindi una media nazionale del 21-22%, non c'è dubbio che in Sicilia e soprattutto nella provincia di Catania c'è un risultato che in larga parte dipende dalla classe dirigente, dall'entusiasmo che siamo riusciti a creare. Non dimentichiamo che a Catania si arriva al 32%, non è un dato che si raccoglie per caso, perché ci sono tanti giovani, ci sono gli universitari, ci sono le donne, c'è un partito in grande effervescenza, con grande entusiasmo, con grande passione, e quindi il valore aggiunto rispetto alla media nazionale in Sicilia e nella provincia di Catania lo ha creato questa classe dirigente autorevole, molto brava, e soprattutto i tanti giovani che hanno creato una partecipazione e un entusiasmo particolarissimo. Queste elezioni hanno cambiato il quadro politico della nostra provincia? Ma sicuramente queste elezioni hanno cambiato il quadro politico nel paese. Il paese è fortemente ancorato ad un sistema bipolare, due grandi forze politiche che si contrappongono. C'è un'area della protesta che questa volta è stata canalizzata dal voto al Movimento 5 Stelle, al Movimento di Grillo. Per il resto un sistema bipolare ha eliminato quelle ali, quelle forze che ritenevano di dover diventare preziose nella formazione di un governo. Questo i cittadini italiani non l'hanno accettato, quindi l'UDC fortemente ridimensionato, il Movimento Fini, il Partito di Futura Libertà scompare, e soprattutto vengono penalizzate le forze che si collocano all'estrema sinistra del nostro paese. Quindi un quadro cambiato, un quadro che nella provincia di Catania ha un perno che è il PDL, soprattutto a sinistra mi pare che la debacle sia totale. Quando il PD arriva in provincia di Catania al 10%, penso che il risultato sia un risultato assolutamente deludente. Quindi il primo, l'unico vero grande partito di questa tornata elettorale è il PDL, che da solo mette insieme un terzo dell'elettorato della provincia di Catania. Come valuta il boom di Grillo e cosa pensa di questo modello Sicilia auspicato dal comico genovese? Ma il boom di Grillo è un boom nazionale, è la canalizzazione di un grande evento di protesta, di una grande e profonda frustrazione che c'è nel nostro paese, di una grande difficoltà delle classi nel nostro paese, della classe media, soprattutto anche della fascia media e medio-alta, quindi una grande difficoltà, una difficoltà negli investimenti, una difficoltà nell'occupazione, una protesta canalizzata nel Movimento di Grillo, e non c'è dubbio che noi auspichiamo, speriamo che il Movimento di Grillo da movimento di protesta diventi anche un movimento di proposta. Per quanto ci riguarda, è stato sul piano nazionale rilanciato il modello Sicilia. Non mi pare che in Sicilia ci siano stati grandi eventi o grandi fatti. L'elezione del vicepresidente dell'assemblea regionale appartenente al Movimento di Grillo è stato eletto con il voto segreto, con una sorta di inciucio nel voto a Grillo e al vicepresidente di Grillo, e non c'è dubbio che quello non può essere un modello. Molti proclami, dall'acqua pubblica alla scuola pubblica al no muos, poi di fatto si sono rivelati e si rivelano giorno dopo giorno prive di contenuto, di spessore politico. Penso al tema dell'acqua, dove si affronta, si fa una dichiarazione che è una dichiarazione più dove nessuno ha mai messo in discussione che l'acqua è pubblica, quindi una dichiarazione di principio, una dichiarazione di intenti, una dichiarazione che tutti condividiamo. Poi il tema vero è la gestione delle risorse idriche, degli impianti fognari e depurativi, della qualità dell'acqua, quindi tutti i problemi che non vengono affrontati da questo governo. Quindi mi pare che oggi il movimento, il cosiddetto modello Sicilia non esiste.
se dovesse esistere un modello Sicilia, è sicuramente un modello che ha creato molti problemi e certamente non è affrontato e risolto nemmeno uno. Parlando sulle province, il governo Crocetta traballa. Sulla vicenda province siamo al caos istituzionale. Il presidente della provincia, se lo riferiamo al modello Sicilia, il presidente Crocetta ha detto che vuole riordinarle e vuole rilanciarle in un primo momento. Poi il movimento di Grillo ha detto che li vuole addirittura abolire. Ora si vuole rinviare l'elezione. Allora, un dato molto preciso: le province sono un elemento costitutivo della Repubblica, quindi sono una struttura istituzionalmente prevista dalla nostra Costituzione. Quindi non permettere l'elezione è un provvedimento anticostituzionale. Se si aggancia questo provvedimento alla norma di riordino nazionale, si può procedere ad un rinvio che però va fatto con legge. Se non dovesse intervenire un rinvio con legge, io penso che nessun assessore alle autonomie locali non potrà non indire le elezioni per il prossimo 26 e 27 maggio. Sarebbe un grave vulnus istituzionale. Nel caso in cui si va verso un rinvio, anche là, in quel caso, non possono non essere i presidenti eletti, perché un commissariamento sarebbe una norma assolutamente incostituzionale. Però non c'è dubbio che noi al movimento di Grillo, al movimento di Crocetta, vorremmo porre alcune domande. Oltre a fare dichiarazioni estemporanee, vogliamo porre alcune domande. Che ne sarà del personale delle province della nostra Sicilia? Che ne sarà del patrimonio della nostra provincia? Che ne sarà del patto di stabilità di tutte le province siciliane? Che ne sarà di tutte le scuole, la sicurezza nelle scuole, le scuole secondarie e superiori della nostra provincia? Che ne sarà delle migliaia di chilometri di strade provinciali? Tutto questo non possono non avere una risposta. E allora su queste domande bisogna confrontarsi. E noi invece diciamo che si vada al voto immediatamente e si faccia una norma che riduca i costi della politica, che siano la riduzione del numero dei consiglieri provinciali, la riduzione del numero dei consiglieri comunali. Non dimentichiamo che la prossima tornata elettorale si va ancora al voto nella città di Catania con 45 consiglieri, quando in Italia sarebbero 36 i consiglieri provinciali. Quindi ci sono tante domande che poniamo al governo della regione. Crocetta, come al solito, e la sua maggioranza o il suo modello è quello di non dare delle risposte, di creare il caos istituzionale e soprattutto di non affrontare le grandi questioni che sono nell'agenda politica siciliana. Onorevole, amministrativa a Catania, qual è la posizione del PDL? La posizione del PDL è molto chiara: noi abbiamo un dovere morale indicare un candidato dopo il risultato e il successo elettorale del PDL. Il sindaco della città di Catania ha detto che vuole lavorare su movimenti civici, ha detto che i partiti hanno esaurito la loro funzione storica, che il PDL era un partito in esaurimento, cioè non c'era più una propulsione politica. Allora noi oggi diciamo abbiamo il dovere di fronte, e soprattutto Stancanelli aveva detto che il test elettorale sarebbe stato un test di gradimento verso la sua amministrazione. Mi pare che non è andato così come lui auspicava, quindi noi abbiamo il dovere morale di individuare un candidato, di ricostruire l'area dei moderati, di costruire un'alleanza la più vasta, di guardare alla società civile, di uscire fuori dagli schemi di partito, di fare un candidato che può aggregare la più larga parte possibile dei cittadini catanesi, e soprattutto partendo da quel nucleo forte che oggi coloro che hanno votato il PDL. Quindi si chiude l'era Stancanelli, si apre una nuova fase politica. Ad una sinistra che pur debole ha quattro candidati, noi invece dobbiamo avere la consapevolezza, la forza, l'autorevolezza per poter contrapporre un candidato che sia espressione di tutta l'area dei moderati. Direi che a guidare la città di Catania fosse un giovane o forse anche una donna, sarebbe un bel segnale per la città in un momento così importante e così particolare per la vita del nostro paese.